60 Seconds della domenica sera, il giorno dello scudetto del Milan, 19esimo della storia rossonera. Alle mie spalle non so se arriveranno i clacson, qualche coro, i tifosi che sciamano verso il centro, verso Piazza Duomo. Fatemi dire che bello, possiamo tornare a festeggiare. Possono tornare, insomma, no? Non è una festa del sottoscritto, ma è una festa per chiunque ami il calcio. Complimenti, scudetto strameritato, scudetto bello, scudetto in un campionato, al termine di un campionato combattutissimo in cui in tre se ne sono date in santa ragione. Spesso hanno giocato a Ciampanò, ma questo, insomma, può far parte del fascino dello sport. Permettetemi di scegliere qualche volto, qualche nome dietro questo scudetto. E parentesi, fatemi tornare a quello che accennavamo, che bello tornare a sentire una città che fa, perdonate il termine, caos, dai, non uso quello volgare, per un momento di gioia collettiva. Comunque questo me lo voglio godere anche se non tifo Milan. Dicevo, i volti, Stefano Pioli, su tutti, il grande artefice, il grande condottiero, colui che ha creato il gruppo. E poi i giocatori, Maignan, forse in assoluto, visto che aveva il compito di sostituire niente poco di meno che Donnarumma. Ovviamente Leao, di gran lunga il più forte della compagnia. Giroud, che alla faccia di quelli che avevano mille dubbi ha letteralmente deciso questo scudetto dal punto di vista dei gol pesanti. E poi Tonali, non è manco a dirlo, ma tanti altri. Il più sfortunato di tutti, Kier, che si è infortunato ma che ha dato una grande mano psicologica. Ma fatemi chiudere, e ne scriverò anche per la ragione perché voglio scriverne, Paolo Maldini. Se c'è un volto di questo trionfo è quello del grande capitano, del grande simbolo, dell'uomo che il trade union tra quello che è stato ed inarrivabile e quello che è e sarà. Quindi complimenti al Milan, bellissima giornata di sport. Bisogna prendere appunti, lezioni e imparare da una società e da un gruppo che non era né il più forte né il più ricco della compagnia. Ripeto, prendiamo appunti tutti quanti. E quindi viva il Milan e grazie al Milan per queste emozioni sportive.